retrocesso in Serie A 2 se la giocano la vincitrice del girone C, la Eurobasket Roma, e dall'altra parte la vincitrice invece del girone D, la Dino Pigioni Shoes Montegranaro. Per voi qui in diretta da Montecatini, Marco Pagliariccio e Donatello Vigiano, buonasera a tutti. Come la vedi, Donatello, questa prima finale allora? Nel segno assoluto dell'equilibrio, sono due squadre che si equivalgono per costruzione, lunghezza del roster, esperienza e secondo me attitudine a giocare questo tipo di campionato e questo tipo di partite, quindi il migliore inizio possibile di questa rassegna che decreterà, come detto tu, le tre promozioni da due. E prima di questa partita già c'è stato un precedente in stagione tra le due formazioni, appunto la semifinale di IG Basket Cup in cui l'Eurobasket vinse in maniera abbastanza netta nei confronti della Dino Pigioni Shoes. Diciamo 85 favorita, diciamo favorita Roma allora in questo caso. Sappiamo che ogni partita secca fa storia a sé e soprattutto arrivati a questo punto della stagione è difficile fare ogni tipo di pronostico. Spazio al campo intanto alla presentazione delle squadre, all'inno, e poi sarà Eurobasket Roma Gas e Power contro Dino Pigioni Shoes. Mamma mia, meno due. No, aspetta, meno due al terzo. A meno tre rientriamo a meno tre. Ah, finito ieri. Attendiamo i primi riscontri da chi ha visto l'inizio del collegamento. Due fotografi in agguato e mancava il mio, verrà sbeffeggiato in tutto il mondo. Rizzitello senza I non era quotato però. Ruggero Rizzitello. Dopo secondo me verranno un po' di più. Questa è figa come cosa, mi piace un sacco. L'applauso di tutti. Numero 50 per l'Eurobasket.
finali di quest'anno. Il Milan è sceso nel girone D, percorso un po' accidentato dopo che nella prima fase erano riusciti a strappare il secondo posto, beffati praticamente in volata da San Severo. Nei playoff un cammino decisamente più convincente per la squadra di coach Steffè, che ha eliminato 2-0 Senigalli al primo turno, 3-0 poi a Falconara nelle semifinali, e poi invece una finale molto combattuta, molto tirata fino a gara 5 contro l'Amatori Pescara. Dici invece, Donatello, dell'Eurobasket? 25 vittorie, 3 sconfitte nella stagione regolare accorciata dell'Eurobasket, dovuta all'esclusione praticamente a marzo dell'Azzurro Napoli, che ha permesso alla squadra di Davide Bonora di conquistare con ben 3 giornate di anticipo il primato, per la prima volta nella sua storia, il primo posto al termine della stagione regolare, che le valse gli accoppiamenti con Empoli e Scauri, chiusi rispettivamente 2-0 e 3-0 nei primi due turni, così come accaduto alla Poderosa. Invece è bastata una partita in meno, ne sono servite 4 per regolare la resistenza di Cassino in finale, nella finale del girone C. Primo tratto in comune, due squadre che avevano momentaneamente perso il fattore campo, entrambe in gara 2 in finale, salvo poi andarlo a riconquistare prima in gara 3. Poi l'Eurobasket ha chiuso anche nella quarta, giocando 2 partite al limite dei 100 punti, e la Poderosa, come dicevi tu, in gara 5, quindi accusando, dovendo sopportare uno sforzo supplementare di 3 giorni che potrebbe anche pesare nell'economia di questo weekend termale, ma sappiamo che arrivati a questo punto si fa ricorso a forze, energie, soprattutto mentali, che possono andare ben oltre quello che è successo negli ultimi giorni del tabellone dei playoff. Avevamo accennato al precedente della semifinale di BC Basket Cup di Rimini dello scorso marzo. Ci sono 2 protagonisti in più, uno per parte, è arrivato a stagione in corso Davide Serino a Montegranaro, appunto dal fallimento dell'Azzurro Basket Napoli. Dall'altra parte invece per i playoff è arrivato il lungo Gloria, quindi innesti che comunque sono andati a puntellare, ad allungare ulteriormente i due roster, che a conti fatti sono entrambi da 10 giocatori veri. Rotazione per entrambi potenzialmente a 10 giocatori, come hai detto tu. Il peso specifico avuto da Davide Serino è sicuramente diverso rispetto a quello del pur promettente Mirko Gloria, arrivato solo praticamente alla vigilia delle semifinali. Segnale comunque di come siano due squadre che abbiano costruito una forte identità e abbiano fatto proprio forza sul gruppo e sulla compattezza per arrivare così lontano, e che possono puntare a rotazioni molto ampie, una serie di soluzioni anche abbastanza interscambiabili che vedremo nel corso della partita. Forse modo di giocare leggermente diverso, anche connaturato un po' alla carta d'identità delle squadre, più ragionata la struttura offensiva della Poderosa, più votata alla corsa è stata questa un po' la chiave che ha cambiato la serie con Cassino. L'Eurobasket dei giovani e meno giovani, c'è Alex Righetti che è sicuramente il personaggio, il protagonista più prestigioso, direi al pari di Rombaldoni, di questa Final Four, ma giocatori abituati a vivere queste partite non ne mancano di certo. 2 a caso, abbiamo detto, Rosignoli, Birindelli, Serino e Stanic c'erano di questi tempi l'anno scorso a giocare il primo spareggio come questa sera. Diciamo appunto dell'importanza della profondità dei roster di queste due squadre, un dato che possiamo andare a guardare per quanto riguarda la divisione chiusa è appunto la distribuzione dei punti. Mazzanna, miglior realizzatore nei playoff a 12,3 punti, il decimo Romeo Trionfo 3,8, quindi anche quello dell'ala da Mesagni è un contributo fattivo e che dà appunto una dimensione di quanto sia importante il contributo della panchina, soprattutto nella fase dei playoff nella quale si gioca praticamente ogni 2-3 giorni. Sottolineo anche che per la squadra di Montegranaro, appunto per la Dino Bigioni, c'è un Simone Vitrani non in perfette condizioni, perché ha subito in gara 3 di semifinale contro Falconara un brutto colpo al costato, ha riportato una piccola frattura ad una costola che sta cercando di superare, ma che sicuramente l'ha limitato nella serie contro Pescara, dove è stato ampiamente sotto il suo standard. Un dato emblematico invece sulla rotazione a disposizione di Davide Bonora: nei 102 punti segnati nella gara 3 di Atina, ben 57 sono arrivati dalla panchina, a fronte dei 45 prodotti invece dal quintetto titolare. Quintetti titolari che sono ormai sul parquet, non ci dovrebbero essere sorprese rispetto alle scelte in questi playoff, e cioè Nicolas Stanic, Eugenio Fanti, Valerio Staffieri, Alex Righetti e Marcello Dippo da una parte, Marco Rossi, Simone Vitrani, Max Sanna, Davide Rosignoli e Giorgio Perone dall'altra, altri due protagonisti della contesa, i signori Almerigogna e Gallo, che alzeranno la palla 2 di questa prima finale del
weekend termale, alternano tra Rosignoli e Marcelo Dip, e il pivot argentino della Roma Gas & Power a indirizzare nei confronti delle mani di Nicolas Stanic il primo possesso di questa partita. Panchi per Stanic, blocco di Righetti lontano dalla palla, riceve in questo momento il Riminese, prima penetrazione di Panchi attaccando il fondo, appoggiando al tabellone, i primi due punti sono di Eugenio Panchi, giocatore che ha fatto tutta la trafila con la maglia dell'Eurobasket partendo dalla Serie D. Le chiavi sono sicuramente quella della difesa per la Dino Bigioni sul Monte Granaro, una squadra che a livello difensivo ha spesso delle pause in cui proprio stacca completamente il cervello. Vedremo se riuscirà in questa partita a limitare soprattutto il pick and roll della squadra dell'Eurobasket, visto che Stanic è un giocatore, un maestro di questo particolare del gioco. È arrivato il primo dall'altra parte con l'errore di Rossi, interessante la scelta dell'Eurobasket di mandare Deep a cambiare proprio sul playmaker avversario. Stanic adesso, la finta di Staffieri, 4 secondi per andare al tiro, arresto il tiro corto per Staffieri, controlla Deep, si è azzerato il cronometro dei 24 e arriva il primo rimbalzo offensivo, i primi due punti anche per il lungo lo scorso anno, prima a Forlì e poi a Mena. Valerio Staffieri invece era stato il grande protagonista soprattutto del primo tempo della sfida di Rimini, 11 punti e 3 triple a scavare il primo solco, subito difesa, subito aggressiva la difesa dell'Eurobasket, prima su Gitrani e poi sulla penetrazione di Brani. Arriva anche il primo fallo di questa serata ad opera di Eugenio Panchi. E ora la Dino Bigioni subito messa sotto pressione dall'Eurobasket, che ha trovato subito un paio di canestri con ottima continuità. Un altro dei fattori importanti di questa serie è la battaglia al rimbalzo, visto che l'Eurobasket è una squadra tra le più solide dell'intera Serie B in questo aspetto del gioco. Non altrettanto la Dino Bigioni, visto che comunque ha diversi numeri che però hanno altre caratteristiche rispetto a quelle di andare forte a rimbalzo. Nel tanto abbiamo proprio la poderosa in attacco, buon tiro costruito dai gialloni, ecco la tripla di Marco Rossi, anzi da due punti il tiro del playmaker ex Reggio Calabria, palla che torna all'Eurobasket. C'è Giovanni Benedetto tra i gatti che aveva allenato proprio Marco Rossi con la maglia della Viola l'anno scorso. Stanic in arresto e tiro dal mezzo angolo dall'altra parte, va corto, tocca solo stavolta Dip, è la poderosa che perfeziona il possesso e supera velocemente il centrocampo, situazione di mezza transizione offensiva con Ditrani che si alza subito col tiro da tre, sbaglia, Rixanna riattiva il rimbalzo, l'ultimo tocco è di Righetti, la rimessa allora è per la poderosa, due giocatori chiave, tutti e due mancini potenzialmente in questa partita, Max Sanna da una parte e Eugenio Panchi dall'altra, probabilmente non conosciutissimi a questi livelli, ma giocatori di una grande efficacia e di un'enorme sostanza, soprattutto in questo tipo di partite. Sanna è un giocatore che è esploso, diciamo, nei playoff dopo una stagione regolare in cui è andato parecchio a corrente alternata, nei playoff ha trovato una decisa continuità di rendimento, ora lo vediamo in penetrazione andare a sfiorare il canestro del fallo. Dicevamo di Max Sanna che, dicevamo, appunto, ha trovato una grande continuità di rendimento nei playoff, in cui appunto è diventato il miglior realizzatore della squadra, il suo atletismo, la sua esplosività fanno tutta la differenza del mondo sia in attacco che in difesa. È andato dentro con la mano destra, incurante del fatto che non fosse la sua mano forte, indirizzato da Staffieri proprio nel suo lato meno prediletto, va a guadagnare i primi due tiri liberi di questa serata, l'ex giocatore tra le altre della Pallacanestro Firenze e di Cecina, a bersaglio il primo per Sanna, 4-3 quindi il punteggio dopo 2 minuti e 14 del primo quarto. Seconda soluzione a disposizione del numero 7 giallo-nero, che finisce lunga sul secondo ferro, il rimbalzo è di Marcelo Dippo, nonostante l'attacco e l'opposizione di Davide Rosignoli, il basket che resta avanti, Stanic subito per Fanti, si cerca la ricezione di Staffieri, pick and roll laterale con Dippo, cambio con Rosignoli sulle piste di Staffieri che prova ad attaccare uno contro uno, non trova però l'equilibrio per andare a concludere fino in fondo e molto ingenuamente va a commettere il suo secondo fallo personale, giocatore di note capacità difensive che ha sofferto nella marcatura di Carrizo già nella serie con Cassino, giocando appena 8 minuti in gara 3, potrebbe essere questo secondo fallo già un primo elemento capace di orientare la partita in un certo verso. Si è visto già invece un elemento a livello tattico per la poderosa, uno degli aggiustamenti che hanno fatto la differenza nella serie di finale contro Pescara, ovvero la zona matchup che sta usando appunto nelle ultime settimane con una certa continuità con Steffè. Intanto
una palla finita sul piede di uno dei difensori dell'Eurobasket, quindi sarà solo rimessa in attacco comunque per la Dino Visione Shoes Montegranaro. Parlavamo appunto degli aggiustamenti difensivi che ha portato coach Steffen nel corso della serie contro Pescara, che a quanto pare quindi si stanno ripetendo anche in questa partita contro l'Eurobasket Roma, appunto questa difesa a zona che vedremo se darà i frutti sperati, soprattutto come dicevamo prima per disinnescare il pick and roll giocato da Stanic e Dino. Bianco-blu della capitale che invece hanno affrontato poca, anzi quasi nulla, zona in questi playoff. Vedremo quindi quale sarà la reazione. L'ultimo tocco è stato di un insospettabile difensore come Alex Righetti, di Trani adesso contro Fanti. Stanic però lo depreda letteralmente della palla, prova a scatenarsi in contropiede, fa saltare l'avversario, appoggia a tabellone, arrivano i primi punti anche del leader silenzioso ma indiscusso della Roma Gas & Power, 6-3. Attacco per la Poderosa con Di Trani che prova l'uscita di Rossi e riceve il blocco di Rosignoli. Il pick and roll adesso centrale con il playmaker numero 11. Ricezione per Broglia, post medio per Rosignoli che pesca benissimo il taglio lontano dalla palla di Max Sanna, giocatore dalle connotazioni fisiche in grado di renderlo sicuramente bidimensionale e pericoloso in tutte le zone del campo, anche dentro l'area colorata. Abbiamo visto una delle azioni tipiche della Dino Visione Shoes che spesso va ad appoggiarsi in post basso da Rosignoli per sfruttare le sue grandi capacità di passatore. Intanto una rimessa che dovrebbe essere dell'Eurobasket Roma, infatti confermato in questo momento dalla coppia arbitrale. Dicevamo una azione di quelle classiche costruite dalla Dino Visione Shoes con Rosignoli che riceve in post basso per sfruttare poi i tagli flash verso il canestro di Max Sanna, e quindi la combinazione a due che è poi uno dei tratti caratteristici dell'attacco della Dino Visione. È stato anche il fattore che ha cambiato un po' l'inerzia a livello tattico della serie che l'Eurobasket ha giocato contro Cassino. In post medio ci è andato spesso, per non dire sempre, Alex Righetti. Da due suoi assist sono nati praticamente i canestri che hanno deciso gara 4. L'ultimo, la bomba di Stanic del più 7, giocatore che è in grado chiaramente di leggere alla perfezione la situazione, di essere molto pericoloso, anche non per forza mettendo a referto troppi punti. Lo è stato con 4 punti e 7 rimbalzi in gara 3, e anche senza dover andare continuamente a tiro, come invece ci si poteva aspettare da un giocatore di questo palmarès, di questo pedigree, che però con grande umiltà si è andato a calare in una realtà inedita per lui fino a 2 stagioni fa, e uno dei due argenti olimpici di Atene 2004 sopravvissuti alla stagione di Serie B hanno lasciato anzitempo Roberto Chiacic con Orzi Nuovi e Matteo Soragna con la Becker di Piacenza. L'altro è ovviamente Rodolfo Rombaldoni, che vedremo sul parquet fra un paio d'ore nella sfida tra Udine e Forlì. Riceve Stanic, scambia con Fanti che prova ad appoggiare al tabellone, quarto punto per Fanti, canestro già visto anche nella finale con Cassino. Tornano 3 i punti di vantaggio quindi per la Roma Gas & Power sull'8-5, 4 per Eugenio Fanti. Di Trani ad attaccare la difesa di Dip, non trova neanche il ferro, tocca Fanti, controlla Righetti, il possesso allora è per Stanic in mezza transizione, piccherò il centrale con Dip, la finta, lo scarico per il Pampa, canestro di Marcelo Dip, primo mini break di 4-0 per l'Eurobasket che vola sul 10-5 sull'asse Stanic-Dip. Ne abbiamo visti tanti di canestri segnati in questo modo, sarà importante vedere anche la reazione difensiva delle incertezze che Stanic può aver avuto in quella situazione, sfidato al tiro o nella situazione di passaggio. Si ripete invece la soluzione da quest'altra parte, Broglia ad attaccare Righetti da lontano, lo scarico fuori, tocca Dip, tanto in contropiede, fermato in maniera inevitabile da Simone Di Trani. L'Eurobasket sta provando a correre così come era lecito aspettarsi nella individuazione delle possibili chiavi di questa partita. Il canovaccio sembra molto simile a quello appunto della semifinale di marzo in G-Basket Cup, quindi l'Eurobasket che prende subito il controllo della partita provando a correre, ad alzare la difesa, ad alzare l'intensità, e la Poderosa che cerca invece di inseguire. E vediamo ora la tripla di Stanic aperta dall'arco, un errore per lui che non è sicuramente un grandissimo tiratore da tre punti, ha altre peculiarità e vedremo che scelta farà su quelle situazioni. Era Dino Visione che non mi pare orientata ad uscire molto forte comunque, ovviamente sul playmaker argentino. Posizione profonda per Sanna, scarico fuori per Di Trani, buona la difesa di Stanic, incrocio del play guardia con il numero 20, l'arbitro dà 2 tiri liberi nonostante
sembrasse intenzionato a passare la palla di Trani, perché era in una situazione di equilibrio abbastanza precario e soprattutto molto lontano da canestro. C'è il primo cambio anche nella partita, pronto Manuel Diomede, gol numero 47 in caso di realizzazione di Simone Di Trani dalla lunetta. Diomede che è cresciuto in maniera esponenziale nella seconda parte di stagione, era stato uno dei migliori in casa poderosa anche nella sfida Grimini, giocatore arrivato a stagione in corso da Ortona, seguito poi da Davide Serini. Si è messo un po' ad integrarsi, appunto il playmaker è arrivato, come dicevi giustamente, da Ortona, ma ha effettuato una grande crescita nella parte finale della stagione regolare per esplodere come lui insieme a San. È stato uno dei due, diciamo, che hanno fatto da trascinatori per la Dino Pigioni Shoes, soprattutto nei momenti più difficili, appunto, della squadra giallonera. Vediamo intanto i liberi di Litrani che va con il 2 su 2 e viene richiamato in panchina. Dicevamo, appunto, l'impiego di Simone Litrani è limitato dall'inizio della serie contro Pescara, appunto per i problemi fisici che continuano ad assillarlo, un problema al costato che comunque gli dà diverse difficoltà in determinati movimenti, e quindi vedremo se oggi riuscirà ad essere incisivo come sa essere. Benvenuto a Montecatini anche a Nelson Rizzitiendo, che nel frattempo ha esordito sul parquet e non ce l'avamo neanche accorti. Mette subito una bomba innescata da Stanic dopo aver preso il posto di Staffieri. Partita a scacchi anche tra gli allenatori. Diomede col tiro da tre lungo si tocca al rimbalzo, broglia poi quanto basta per andare da Sanna, subito in posto medio per Rosignoli, fuori ancora per Diomede, il blocco di Rosignoli, l'aiuto di Dip, tiro difficile per Diomede. Rizzitiello subito con grande presenza al rimbalzo. La decisione arbitrale è per un fallo del numero 47, ex Chieti, tra le altre squadre. Arriva anche il primo time out della partita sul 13-7. Partita a scatti tra gli allenatori. Diomede ha sicuramente innalzato anche il peso fisico sul parquet dello starting five della poderosa. Dall'altra parte è entrato un altro giocatore roccioso e abituato a questo tipo di partite come Nelson Rizzitiello, che sicuramente garantirà anche più chile e più presenza rispetto a Valerio Staffieri. Con Diomede sicuramente la poderosa guadagna un po' in presenza a livello difensivo, che è quello che è mancato un po' in questo primo scorcio di primo quarto, e anche in tiro da fuori, perché Diomede è sicuramente uno dei migliori tiratori da tre della squadra giallonera. Darei anche un velocissimo sguardo ai tabellini, anche se è abbastanza prematuro per l'Eurobasket. Abbiamo 4 punti di Dip e Fanti, 2 di Stanic e 3 già uscendo dalla panchina di Nelson Rizzitiello. Dall'altra parte ricordiamo per la poderosa 3 di Mazzanna, 2 di Simone Litrani e Marco Rossi. Comunque partita ancora lunghissima, visto che sono passati appena 6 minuti di gioco, quindi immaginiamoci ampie rotazioni da entrambe le parti, perché comunque in ogni caso la squadra perdente, lo ricordiamo, andrà a giocare già fra 24 ore l'ultimo posto disponibile, appunto, per la promozione in Serie A2 contro la perdente della prossima finale, che è quella in programma alle 20:30 tra le due vincitrici dei gironi A e B, e quindi Udine e Forlì. C'è permesso un rapidissimo saluto a tutti gli appassionati, i colleghi che stanno seguendo questa partita da casa. E stanno arrivando una serie di notifiche anche nei confronti della coppia che ha il piacere e l'onore di commentarvi questa partita. Si è ripreso a giocare, serie di adeguamenti ancora per la difesa della poderosa. Si cerca il post medio di Righetti, fuori per Stanic che torna dal suo numero 9. I fischi del pubblico si confondono con quelli degli arbitri. Righetti alza la parabola, sbaglia, rimbalzo però di Dip, sintomo che il tiro era stato comunque costruito e cercato con lucidità. Extra pass quindi per l'Eurobasket. Cambio sul pick and roll, si cerca la ricezione di Dip che va a subire il fallo di Marco Rossi. Terzo fallo di squadra per la poderosa, ne ha commessi già 4. La Roma Gas & Power, memory di quanto accaduto 3 giorni fa, sono stati 29 i falli nell'ultimo quarto di poderosa Amatori Pescara. Cambio nel frattempo, entra Simone Gatti, esce Rosignoli. Come cambia l'assetto tattico adesso della squadra di Steffè? Adesso sicuramente aumenta la mobilità, perché Gatti e Broglia sono di fatto due numeri 4. Sicuramente diminuisce la presenza in area. Vediamo intanto la penetrazione di Rizzitiello che va vicinissimo al canestro e fallo. Dicevamo, una soluzione tattica che comunque Steffè usa spesso, quella di due falsi lunghi, diciamo, vicino al canestro. Gatti, soprattutto quest'anno, è parso tirato al lucido a livello atletico, veramente abbiamo visti di tutti i highlights di tutti i tipi quest'anno, stoppate, schiacciate, voli un po' da tutte le parti. Broglia invece sicuramente giocatore un po' più statico, più da post basso, più da gioco di fioretto, se vogliamo.
così riescono a completarsi a vicenda, diciamo. 2-2 nel frattempo per Nelson Rizzitiello, subito 5 punti per timbrare il suo ingresso in questa partita, ed è più 8 per la Roma Gas e Power, momentaneo massimo vantaggio. Il blocco di Gatti pronto ad allargarsi per Rossi, la palla per Sanna, ribattata per Braglia che prova ad attaccare la difesa avversaria, arresto di Sanna, finta, va col tiro da 3 punti lungo a buona guardia Pippo nel tagliare fuori gli avversari. Fanti allora già dall'altra parte a provare ad attaccare fino in fondo, a cambiare mano, sbaglia Pippo a posizione al rimbalzo. Fanti è il più lesto di tutti a toglierla dalle mani di Broglia, guadagna altri 2 tiri liberi. Pronto Davide Serino, avevo una mezza riflessione da fare precedentemente: se sono 2 falsi lunghi Gatti e Broglia, ne vedremo 2 nel corso della partita, ancora più falsi quando da 4 e 5 per l'Eurobasket giostreranno Birindelli e Rizzitiello, che in una carriera precedente partivano come esterni, adesso si sono gradualmente avvicinati a canestro. Esce Broglia, entra Davide Serino, giocatore che era stato spesso nelle mire del mercato anche bianco-blu a stagione in corso, invece adesso gioca da avversario. Secondo fallo per Giorgio Broglia, 2 tiri liberi per Fanti, il primo è già avversario, bonus esaurito anche da Montegranaro. Continua il break allora della Roma Gas e Power, che allunga fino a più 10 con il 6° punto della guardia mancina, classe 1991. Entriamo negli ultimi 3 minuti di primo quarto, 17-7 per l'Eurobasket. Il blocco di Gatti, la serie per favorire l'uscita di Diomede che scivola, allora Stanic riesce a volare in contropiede rubando palla a Rossi, appoggiando di mancina il canestro del più 12. Esultanza, sentono di grande presenza mentale sul parquet per l'unico giocatore che viene da una promozione per l'Eurobasket, dall'altra c'era Davide Rosignoli insieme a lui. E c'è bisogno di una scossa adesso per Ladino Bigioni, che dopo questo break sembra un po' intimorita. Ecco, la scossa magari arriverà da questo canestro, appunto uno dei giocatori più presenti, come abbiamo detto, per Ladino Bigioni Shoes, Manuel Diomede, uno di quelli che spesso dà la scossa entrando dalla panchina. Intanto dall'altra parte il talento di Alex Righetti, fuori dalla media per Marcello Dippo, un tiro che ha assolutamente nelle sue corde quello dai 5 metri, l'esultanza per scaricare la tensione del pivot visto anche a Recanati. 6° punto per l'ex Recanati, Martina Franca e Viola Reggio Calabria tra le altre, nuovo più 12 per l'Eurobasket. Duello fra ex compagni di squadra, Serino da una parte, Dippo dall'altra, Righetti però a rubare palla al numero 8, Stanic a tutto campo proprio per Righetti che va dietro la schiena, fallo in attacco chiamato dalla coppia arbitrale. Vedremo però a colpire chi, dovrebbe essere proprio ai danni di Righetti. Continuano le rotazioni vorticose da parte dei due allenatori, rientra di treni per Marco Rossi, esordio nella partita anche per il capitano di lungo corso dell'Eurobasket Giulio Casale, che decise una delle sfide di Serie B con un canestro allo scadere. Minuti di riposo per Eugenio Fanti, staffetta tra due compagni di squadra ma soprattutto grandi amici. 21-9, si panifica per l'Eurobasket la percentuale di implementare ulteriormente il massimo vantaggio. Si apre Serino per un tiro da 3 assolutamente nel suo bagaglio, lo manda a bersaglio. Canestro, scelta di grande lucidità per Davide Serino, sa che Dippo non può seguirlo così lontano da canestro, si iscrive anche lui al referto con il primo tiro pesante per la Poderosa. Blocco di Righetti dall'altra parte per Casale, ritorna a legge il cambio con Ditrani che va a provare a ostacolare la ricezione di Righetti, che va in questo momento da Stanic che attacca l'uscita di Sanna, la palla gira all'esterno, Casale fa saltare due uomini, torna da Righetti in tempo per la sirena dei 24, la palla però finisce sul secondo ferro e va fuori. Buona difesa di Montegranaro in questa circostanza, bella palla di Serino, Sanna però perde l'attimo per andare a tiro, fuori per Gatti che ha questo tiro da 3 nel suo raggio, Sanna vola al rimbalzo, Righetti quanto basta. Si entra allora nell'ultimo minuto, sfugge alla Poderosa la possibilità di dimezzare praticamente in un amen, in due azioni, il meno 12. Si resta invece sul 21-12. Stanic prova a leggere un attimo la situazione, va in scorribanda in sottomano ad appoggiare ancora, 23-12, 6° punto per il regista fratello di Maximiliano, visto in Italia anche con le maglie di Pesaro e Iesi. Altra palla recuperata per l'Eurobasket, Rizzitiello per Dip che va a segno con il fallo ed è più 13 per la Roma Gas e Power. Il fallo è di Davide Serino, ci sarà un tiro libero aggiuntivo per il Pampa che prova a portare a più 14 la Roma Gas e Power. La reazione subito ad un momento, un piccolo momento di sbandamento dell'Eurobasket con quel canestro dalla media di Diomede, poi la tripla di Serino e invece subito reazione da grande squadra davvero dell'Eurobasket, che è andata subito a riazzannare di nuovo la partita dopo questo minuto, un attimo in cui ha preso fiato, se vogliamo, la squadra di Coach Bonora. Ora Marcello Dippo dalla lunetta, vedremo se
Se la Dino Digione Shoes riuscirà soprattutto a limitare le palle perse, che sono stato sicuramente uno degli elementi negativi in questo inizio di partita della squadra di coach Steffè, che ora manda Simone Vitrani in cabina di regia con Diomede che almeno per questa azione agirà da guardia. Vitrani, come spesso è capitato durante la stagione, si va a prendere i tiri decisivi, quelli di fine quarto, perché comunque è giocatore di temperamento e di esperienza notevole. Ora Vitrani in penetrazione subisce il fallo, a quanto pare, anzi no, frazione di passi con la fischiata ai danni di Simone Vitrani, e quindi palla che torna all'Eurobasket per l'ultima azione del primo quarto. 26-12, aveva completato il gioco da tre punti Pipperi, Ghetti ha poi lasciato il campo a Duilio Birindelli, l'ottavo giocatore sul parquet. Stanic con un palleggio difficile prova a mettersi adesso in proprio, manda al bar due uomini, serve Dip dopo la sirena, anzi no, il canestro è valido, bomba del Pampa, 12 per lui. Eurobasket vola fino a più 17 con il dodicesimo punto di Marcelo Dip, il lungo forse più sottovalutato ma probabilmente più efficace di tutta la Serie B. 29-12, primo quarto offensivo atomico per la squadra di Davide Bonora. E 12 punti di Marcelo Dip nel primo quarto, però esattamente lo stesso fatturato dell'intera Dino Digione Shoes, che tra errori e palle perse sta collezionando il peggio del peggio della sua stagione. Ricordiamo che l'unica sconfitta stagionale per più di 10 punti di scarto è stata proprio quella in Coppa Italia contro l'Eurobasket, quindi evidentemente resta proprio indigesta alla Poderosa questa squadra. Guarda i tabellini, 12 per Dip, per l'Eurobasket, 6 di Fanti Stanic, 5 di Rizzichello, praticamente si limita a loro il fatturato offensivo della partita fino a questo momento. 2 tiri per Righetti, entrambi sbagliati, eppure quanto è contata la presenza di Righetti sul parquet, anche e soprattutto in quelle voci statistiche, in quelle azioni che non finiscono nelle voci statistiche. Già 3 rimbalzi in attacco, segnala Marco giustamente per Dip, segnale della grande lucidità comunque nel costruire i tiri da parte della Roma Cassepaoli, che viene da una prestazione atomica in gara 3 con 33 su 42 complessivo a tiro da 2. Dall'altra parte 3 di Serino e Sanna, 2 per Rossi, Vitrani e Diomede. Quanto poteva essere importante la bomba di Simone Gatti del potenziale meno 6, che poi invece ha esposto al contrabreak di 8-0 per l'Eurobasket, volata fino al momentaneo massimo vantaggio su più 17. E la fisicità di Dip sta mettendo in difficoltà la Dino Digione, perché comunque non ha lunghi di quella stazza, di quella mole per andare a contrastare appunto il fisico di Marcelo Dip, perché comunque Rosignoli è un pivot alto ma comunque più filiforme, Serino magari un po' più duro sì, sicuramente come tipo di giocatore, ma a livello di fisicità non c'è paragone. E poi le palle perse, come avevamo già detto poco fa, ben 6 nel primo quarto per la Dino Digione, che ora prova a giocarsi la carta di Romeo Trionfo, che andrà quindi ad occuparsi andrà ad occupare il ruolo di ala piccola. Vedremo se, come spesso capita, andrà a dirottarsi sulle orme dell'attaccante più pericoloso della squadra avversaria. Vedremo se magari verrà dirottato in difesa su Stanic o se è accoppiato normalmente su Rizzichello. Il primo possesso del secondo quarto è proprio per i giallo-neri marchigiani, con Vitrani che attacca la difesa avversaria, subisce il fallo di Nelson Rizzichello, si riprenderà con una rimessa con 9 secondi sul cronometro dei 24 per la Poderosa. Dall'altra parte Casale, Stanic, Birindelli, Dip e Rizzichello. Manca l'appello ancora a Niccolò Petrucci, che è stato devastante almeno in 3 delle 4 partite di finale contro Cassino. Subito Trionfo con una buona ricezione in post medio, si tocca, si lotta e dalla tornara, come spesso accade, esce vincitore Duilio Birindelli, un giocatore che ci sguazza in queste situazioni. Stanic già dall'altra parte, fa un arresto e tiro con il punto numero 31 della Roma Cassepaoli, che si issa fino al più 19. Gatti con il consegnato per Vitrani, Stanic prova a non lasciare spazio all'attaccante più temuto degli avversari, che prova ad armare la mano di Gatti, palla a terra, fallo di Birindelli da dietro. La gestione dei falli sembra non preoccupare più di tanto la Roma Cassepaoli, che ne sta commettendo tanti, non di disattenzione ma di eccesso di fuoco ed energia. C'era tanta voglia di giocare questa partita, probabilmente anche per esorcizzare un attimo l'adrenalina che scorreva nella Poderosa, che ha finito più tardi questa serie. Nel frattempo esce tra gli applausi scroscianti del giovane pubblico arrivato da Roma, Nicolas Stanic, ed esordisce anche il nono uomo nella rotazione a disposizione di Davide Bonora, e cioè Niccolò Petrucci. C'è Coach Steffè che si sta
agitando in panchina, si è girato un attimo verso appunto i giocatori seduti in panchina e gli ha detto: perché avete paura di giocare? Infatti la Dino Bigioni Shoes sembra veramente paralizzata, non riesce a trovare continuità in attacco, 6 palle perse, la metà dei rimbalzi, perché sono 12 per l'Eurobasket, 6 per la Dino Bigioni Shoes, dei quali 6 appunto concessi in attacco alla squadra romana. Intanto va a trovare il canestro con Petrucci e quindi continua il break della squadra romana, che se non sbaglio è arrivato a 12-0, dammi conferma Donatello. Esatto, da 21-12 a 33-12, più 21 con il primo assist di Birindelli, che va adesso però a commettere il suo secondo fallo. È un giocatore, un playmaker aggiunto, quello a disposizione dello staff bianco-blu. Cambio per l'Eurobasket, esce Marcelo Dipp e torna Alex Righetti. Eccoli qui i due, ecco qui il quintetto col falso 5 da parte dell'Eurobasket. Esce Dipp, entra Marco Rossi per Ditrani. È chiaro che l'obiettivo di coach Steffè da qui fino all'intervallo lungo sarà quello di cercare il più possibile i 5 giocatori più pronti, più presenti mentalmente in questa partita, per tenerla aperta e giocarsi tutto per tutto col passare dei minuti. Esce Gatti dai blocchi, ricezione per Serino, molto difficile, riesce però a tenerla in mano, la palla finisce nell'angolo per Marco Rossi con un altro long two, così come aveva mandato a bersagli uno già nel primo quarto. Si interrompe l'emorragia con il primo canestro nel secondo quarto per la Poderosa, che risale fino al meno 19. Birindelli attacca la linea di fondo, Righetti, primo tiro comodo della sua partita, va sul secondo ferro però, rimbalza allora nelle mani di Marco Rossi, c'è pronto Giulio Casale però su di lui, blocco di Serino, fallo in attacco di Rossi che sgomita contro Giulio Casale, un altro giocatore abituato a giocare tanti minuti, così come non è successo invece quest'anno, ma che ha subito una evoluzione in termini di maturità sicuramente decisiva per favorire le sorti di una squadra arrivata fino ad una partita dalla Serie A. Fallo in attacco per Marco Rossi, tutto da rifare, quindi si spezza la momentanea inerzia originata proprio dal canestro di Marco Rossi e dall'errore di Righetti dall'angolo, con l'Eurobasket che torna nuovamente in possesso di palla. La Dino Bigioni in stagione non ha mai rifiutato queste partite a punteggio alto, quindi i 33 punti sì sono tanti, ma nelle serate di vena la Poderosa è sempre riuscita a restare incollata anche a partite appunto in cui non riusciva ad iniziare a trovare ritmo nell'immediato, ma è in attacco che la Poderosa sta continuando a fare fatica, la fatica tremenda tra palle perse e rimbalzi lasciati per strada alla squadra avversaria. Il fischio, non so se hai capito cosa è successo, Donatello. Colpo di Davide Serino ai danni di Giulio Birindelli, giocatori che sono stati compagni di squadra l'anno scorso. Onestamente c'è un mezzo dubbio, perché è praticamente sotto il canestro più lontano dalla nostra postazione. Di sicuro Birindelli ha subito un colpo, se ne è lamentato con gli arbitri per il mancato fischio. Forse un tocco di piede addirittura, visto che sono stati azzerati i 24. Potremmo fare tante ipotesi, o forse anche per restituire un attimo, per ricompensare la Poderosa un attimo dell'azione interrotta bruscamente. Poteva essere sicuramente una situazione di superiorità numerica. Gira la palla per via esterna, la mette a terra Serino, la attacca la difesa avversaria, va a sbagliare il rimbalzo di Petrucci, il giocatore dalle qualità atletiche indubbie per questo tipo di campionato. Righetti subito a ricevere dopo il passaggio di Casale, va ancora a lungo con quest'altro tiro. L'Eurobasket ha segnato 33 punti in 12 minuti e Righetti ancora a secco. Rossi accoppiato momentaneamente con Rizzichiello, trionfo contro Righetti, prova ad attaccarlo con la mano mancino, si appoggia a tabellone ma sbaglia, è lui il più veloce a sfondarsi al rimbalzo e dopo tanti minuti arriva un mini break di 4-0 per la Poderosa, firmato Marco Rossi, adesso Romeo Trionfo, giocatore entrato dalla panchina, uno di quelli che serve allo staff giallonero per vedere a chi affidarsi nel corso dal resto della gara. Rizzichiello subito contro la difesa di Trionfo, che sembrava essere stato bucato dalla tirata di Rizzichiello, invece lo costringe ad una palla persa e quindi compie un'altra azione importante in questo frangente della partita abbastanza delicato per la Poderosa. Nelle partite da battaglia della Dino Bigioni c'è sicuramente sempre stato bisogno del miglior Romeo Trionfo, che lo ricordiamo in gara 5 sulle tracce di Simone Pepe, lui è Trionfo, è ampiamente sopra il 1,95 m, Pepe la guardia di Pescara intorno al 1,80 m, ma nonostante i 15 cm di più l'ha praticamente cancellato. Intanto fischio arbitrale che dovrebbe essere verso Giulio Birindelli, dovrebbe essere il terzo fallo addirittura.
È il terzo. Sì, terzo fallo per Pirindelli, che infatti viene subito richiamato in panchina da, appunto, da coach Bonara. Dicevamo del fatto dell'impatto a livello difensivo, di aggressività che porta Romeo Trionfo dalla panchina. Sicuramente lui e Serino sono quelli che possono svoltare da questo punto di vista appunto l'impatto del Ladino Pigioni, ma comunque servirà poi un aiuto a livello offensivo dai principali terminali della Poderosa, quindi Rossi, Litrani e Sanna, che fino ad ora sono stati abbastanza silenti. Manda sul fondo il piccherò all'avversario la Roma Gas e Power. Serino attacca adesso la difesa di Dip, sicuramente ben diverso da fronteggiare rispetto a Duilio Birindelli. Sono stati anche loro compagni di squadra in un frangente di stagione con la maglia di Martina Franca. Casale adesso sceglie il lato di Rizzitello, mezza idea di andare al tiro che non diventa completa. Righetti torna dall'ammiraglio, la palla per linea esterna, pick and roll molto alto tra Casale e Dippa, doppio di Casale su di lui, palla parlante immediata di Casale per Marcello Dippa, il cui 14° punto della partita interrompe il parziale di 4-0 della Poderosa e riporta a segno l'Aerobasket, che adesso però spende il suo bonus, esaurisce il suo bonus molto prematuramente anche nel secondo quarto con il fallo di Giulio Casale che manderà, anzi no, il fallo di Niccolò Petrucci che manderà in lunetta Manuel Diomede. Siamo avanti 16-14 contro Marcello Dippo, se vogliamo mettere in questo senso, ma a parte gli scherzi, Dippo sicuramente il fattore in più per l'Aerobasket Roma. Più frangenti in questo primo scorcio di telecronaca, un giocatore che per fisicità appunto è difficile da arginare per la squadra giallonera, che non è riuscita infatti a trovare alcun antidoto finora al suo gioco interno, né a livello realizzativo né a ribasso. Marcello Dippo ha tirato quattro fuori, anche da questo punto di vista c'è da fare maggiore attenzione. Di sicuro non appena, nel frattempo fa 1-2 Diomede e quindi il punteggio è di 35-17, non il giocatore apparentemente più dominante possibile sui due lati del campo, che ha giocato però un campionato sicuramente al di sopra di ogni più rosa aspettativa. Per un terzo fallo da una parte, ne arriva uno anche dall'altra, il destinatario è Giorgio Broglia, non ho capito, che costringe quindi nuovamente Steffè a un cambio. Non snatura però l'idea di abbassare il quintetto, perché c'erano Broglia e Gatti, adesso anzi per tutta risposta diventa ancora più basso il quintetto della Poderosa, che dovrebbe schierarsi a zona anche in occasione di questa rimessa, per la quale è pronto a rimettere il pallone in campo Niccolò Petrucci per Casale. 13 secondi per andare al tiro, posizione in posto medio per Dip, si prova ad immolare Simone Gatti che si rifugia in una rimessa da fondo che, se non altro, spezza un attimo il ritmo dell'attacco bianco-blu. Praticamente sono passati solo 4 secondi e nulla di fatto rispetto alla interruzione precedente. Ma quello è il lavoro che deve riuscire a fare Gatti con più continuità, ovvero andare praticamente tutto, non completamente in anticipo, ma almeno di tre quarti per cercare di sporcare o almeno rendere difficile la ricezione a Marcello Dippi. Intanto il time out chiamato da coach Steffè, siamo a 5.43 dall'intervallo lungo, Poderosa che deve recuperare ben 18 punti, 35-17. Vediamo ora anche se quale sarà l'impatto del quintetto piccolo per Ladino Pigioni Shoes, che andrà verosimilmente almeno a livello offensivo con Romeo Trionfo da 4 e Sanna da 3. Vediamo invece cosa deciderà di fare a livello difensivo, dove appunto Trionfo spesso va ad accoppiarsi ai giocatori più pericolosi della squadra avversaria. Fino adesso è stato su Rizzitiello, vedremo come continuerà. Ancora una volta coach Steffè si è affidato a tratti, diciamo, alla zona matchup. Vedremo se proverà a mischiare altri tipi di difesa, qualche zona particolare o di altro tipo. Fino adesso si è limitato a questo, ma la risposta soprattutto deve arrivare a livello emotivo. La Poderosa, se vuole rientrare in partita, deve piazzare un break importante. 35-17, 5 minuti e 43 alla fine del secondo quarto, e poi se coach Steffè dovesse confermare come è probabile la scelta di passare a difendere la zona, vedremo quale sarà anche la reazione in termini di percentuali soprattutto della Roma Gas e Power, che pur avendo giocatori sicuramente dotati di tiro da tre punti importante, non è che sia proprio eccelsa nel corso della stagione da oltre l'arco nella migliore prestazione possibile, 102 punti segnati a Cassino, 33 su 42 da 2 e appena 5 su 21 da 3, ulteriore manifesto anche della scelta di distribuire in una certa maniera le soluzioni offensive, privilegiando quelle a più alta percentuale. Si è ripresa a giocare, 7 secondi per andare al tiro, il blocco di Dip per Rizzitiello, palleggio in mezzo alle gambe, tiro che non trova neanche il ferro. Ecco, se avevamo bisogno di un
prima risposta alla scelta di coach Steffè, vince un attimo la partita nella partita, scegliendo di andare a zona, annebbiando le idee della Roma Gas e Power, che pur essendo uscita dal timeout, probabilmente sapendo di trovare la difesa a zona, non è che abbia costruito il miglior attacco possibile in questa circostanza. Rizzitello in difesa su Max Sanna, va a commettere fallo, lo manda in lunetta, quindi ci saranno altri due liberi per il numero 7 sul cubo del cambio. Immediatamente sia Valerio Staffieri che Nicolas Stanic per Davide Bonora, escono proprio Nelson Rizzitiello, il secondo per lui, e anche Giulio Casale. Lo sguardo anche alla cornice di pubblico di oggi, sicuramente non paragonabile a quella dello scorso anno, quando con le Final Four, con presenti tifoserie e squadre come la Fortitudo Bologna, la Mezzana Sena, il Palafiera di Rimini, di Forlì, scusate, fu completamente invaso dalle tifoserie. Oggi una discreta presenza dalle quattro città appunto impegnate, visto che comunque parliamo di quattro città che masticano basket, perché hanno tutte precedenti ad altissimo livello, sia Montegranaro che Roma, e poi anche Udine e Forlì, sono tutte città che hanno vissuto grandi periodi anche in Serie A, quindi ovvio che il riscontro ci sia. Da Montegranaro almeno 300 o 400 persone, un centinaio abbondante anche da Roma. Vedremo poi invece l'attesa invasione che dovrebbe arrivare da Forlì, dove si parla di oltre un migliaio di tifosi pronti a partire. Intanto però l'attacco ancora una volta ad orologio dell'Eurobasket, che è riuscito a pescare dentro Marcello Dipp, che è andato poi a subire il fallo. Un clinic nella partita, lezione di post medio, lezione di post basso, esegue e dimostra Alex Righetti con il raddoppio, ha tirato in maniera magistrale. Lo scarico per Marcello Dipp, che avrà adesso due tiri liberi, aveva fatto uno su due Max Sanna, a beneficio degli ascoltatori che credo siano incollati allo streaming di LNP TV praticamente da tutta Italia. Stanno arrivando i primi tifosi di Forlì, tra l'altro, anzi no, ce ne sono già un po', stanno arrivando altri. Una tifoseria che sicuramente per numero riempì il Palafiera fu anche quella di Rieti, la prima a festeggiare la promozione in A2, e a questo punto salutiamo anche quella che invece è stata la sorpresa del secondo campionato nazionale di quest'anno, e cioè la Polisportiva Agropoli, alcuni giocatori dei quali sono a lottare 12 mesi dopo anche su questo parquet. Con un po' di fortuna va a bersaglio anche il secondo di Marcello Dipp, che sale a quota 16, 37 a 18 per l'Eurobasket. Entriamo adesso negli ultimi 5 minuti di secondo quarto, ma nuovamente vicina a toccare il massimo vantaggio la squadra della capitale. Sanna in posto medio, c'è Staffieri su di lui che prova a metterlo in difficoltà, bel semicancio mancino di Sanna che però balla sul ferro ed esce. Settimo rimbalzo nella partita di Marcello Dipp. Stanic allora subito dall'altra parte a cercare di attaccare Matteo Fabbi, che avrà penso il compito di pressarlo quanto più possibile, almeno da qui fino all'intervallo. Il blocco di Dipp crea lo spazio per Stanic, che va corto però sul primo ferro. Rimbalzo allora di Simone Gatti, Diomede subito ad alzare il ritmo e ad armare la mano di Gatti in transizione, il cui tiro da tre però finisce lungo. Altro rimbalzo di Dipp, il fallo è di Max Sanna. Il tiro da tre non è in questo momento alleato per la verità di nessuna delle due squadre, men che meno di quella che è costretta ad inseguire. Sono due squadre di grandissimi tiratori e sicuramente non sono due squadre che hanno grandi percentuali, almeno in questi playoff, perché se andiamo a dare uno sguardo alle cifre, dicono che la Dino Bigioni Shoes tira nei playoff con il 32% e l'Eurobasket Roma con il 30%, quindi sicuramente non abbiamo squadre che si affidano molto e che cercano molto, che cavalcano molto appunto il tiro pesante. Entrambe le formazioni hanno degli specialisti, mi viene da pensare a Petrucci e a Righetti per l'Eurobasket, per la Poderosa sicuramente Gatti e Marco Rossi, ma comunque giocatori che possono segnare, ma nessuno sicuramente, nessun chiaro tiratore. Intanto la palla recuperata dalla Dino Bigioni Shoes, che comunque non riesce ancora a trovare continuità. L'ingresso intanto c'è stato di Matteo Fabi, giocatore che dall'arrivo di Serino paradossalmente ha perso ulteriormente spazio, nonostante Serino fosse un lungo e lui un playmaker. Intanto bel movimento di Sanna con la virata e poi l'appoggio al vetro, dicevamo, dell'ingresso in campo di Matteo Fabi, utilizzato davvero poco col contagocce da coach Steffè in questi playoff. Lui sicuramente non è un grande difensore, ma dovrà fare un lavoro oculato e attento su Nicola Stanic, come in questa occasione, e gli tira in faccia. Subito a botta e risposta Sanna con un bellissimo canestro contro un difensore comunque molto più che dignitoso come Niccolò Petrucci. Nicolas Stanic pestando la linea dall'altra parte, ma andando a toccare la doppia cifra, è il secondo della partita. Nel frattempo arriva il terzo fallo
anche per Valerio Staffieri, 3 per Staffieri, 3 per Birindelli, 2 per Rizzitiello, il pacchetto di giocatori bidimensionali e atipici della Roma Gas & Power, con una situazione falli molto complicata, così come era successo già nelle sfide di Cassino. Del resto i diretti avversari da marcare e da contenere non mancano, veniamo da due esibizioni scintillanti di un fuoriclasse come Manuel Carriso. Continua però a litigare anche con la lunetta, la poderosa, nello specifico con Max Sanna, che sbaglia il primo dei due liberi a sua disposizione. Nel frattempo, di tutta fretta, Davide Bonora manda sul cubo del cambio anche Eugenio Fanti, con 6 punti, 3 rimbalzi e una palla recuperata negli 8 minuti sul parquet. Continua a fare tanta fatica Valerio Staffieri, era prevedibile che il suo compito difensivo potesse anche questa sera fare i conti con una situazione falli ben presto molto difficile. Ci prova Fabi a ostacolare Stanic, che adesso non deve ingaggiare però un duello con gli arbitri. Righetti prova a liberarsi in qualche modo di Romeo Trionfo, torna dal suo playmaker, serie di blocchi in continuità. Stanic ancora con un arresto e tiro, ancora a segno, 12 nella partita di Nicolas Stanic, e tocca nuovamente la cifra tonda il vantaggio della Roma Gas & Power, che torna a più 20. Fabi dall'altra parte, il consegnato di Trionfo per Sanna, cerca la posizione in posto medio contro Righetti. Sanna ancora ad attaccare Petrucci, che stavolta lo contiene anche meglio di prima. Dip riesce a non commettere fallo, il taglio di Gatti molto lontano dalla palla, prova a girarsi sul perno ad appoggiarsi al tabellone, ma le lunghe leve di Righetti lo ostacolano, gli tolgono un canestro facile. Stanic allora a tutto campo, scambia con Petrucci, di cui è stato compagno di squadra anche a Roseto. Va dal Dip, che ritorna dal suo playmaker, 10 secondi per andare al tiro, attacca adesso, scarica per Fanti, che ha il tiro da 3 nelle sue corde, lo sbaglia, Dip tocca solamente. Continua però la grande presenza nella partita di Simone Gatti, il cui rimbalzo subito prova ad innescare l'attacco della poderosa, con Max Sanna che manda al VAR il diretto avversario e va ancora ad appoggiare a canestro. Sembra il giocatore offensivamente un po' più presente da parte della poderosa, ed è l'unico che ci sta almeno provando, almeno a livello di atteggiamento, è quello che sicuramente si è acceso almeno un po' in questo secondo quarto. 9 punti infatti per lui, miglior realizzatore della Dino Pigioni. Ed ecco Righetti intanto da 3 punti. Ecco, stavo per dire, finora non si è visto Alex Righetti, ed eccolo qua, si iscrive alla partita. Primo canestro per Alex Righetti, che ricordiamo è il miglior realizzatore della Roma Gas & Power in questi playoff, oltre i 15 punti a partita. E il brutto appunto per la Dino Pigioni è che, se fino adesso hanno fatto malissimo appunto Stanic e Dip, perché sono a 28 punti in coppia, dall'altra parte non si è visto ancora Righetti, e quindi ha comunque un'altra arma ancora da giocarsi, quantomeno a livello offensivo, coach Bonora. Tiro da 3 sbagliato da Simone Gatti. Entriamo nell'ultimo minuto del primo tempo, la Roma Gas & Power lo fa col vantaggio, col massimo vantaggio eguagliato sul più 21, e il possesso di palla, il blocco di Dip per Stanic, che torna dal suo pivot, trova subito posizione dentro l'area, non ha l'equilibrio per andare col potenziale gioco da 3 punti, ma quel che basta per guadagnare altri 2 tiri liberi che potrebbero portare anche al potenziale doppiaggio tra le due squadre. È pronto un doppio cambio, da una parte entra subito Rosignoli e dovrebbe uscire Simone Gatti. La coperta è corta, da qualche parte Steffè deve chiaramente provare ad arginare l'attacco, che è sembrato ancora più lucido e preciso del previsto da parte della Roma Gas & Power. Dall'altra è pronto Nelson Rizzitiello per garantire 50 secondi aggiuntivi di riposo oltre ai 15 minuti dell'intervallo all'MVP indiscusso di questo primo tempo, e c'è Marcello Dip, che ha altri 2 tiri liberi a sua disposizione. Va a lungo adesso con il primo della sua terza gita in lunetta, quindi scende a 3 su 4 la sua percentuale. Lui che è tiratore comunque dall'83% in questi playoff, quindi tiratore sicuramente affidabile. Andrei a guardare il confronto, che è impietoso, tra Marcello Dip e i lunghi gialloneri, perché appunto Dip 17... a memoria era già successo anche nella partita, esatto, di Rimini. Esatto, confermo. 17 punti e 8 rimbalzi per Marcello Dip. Per i lunghi invece del Ladino Pigioni, leggo 0 per Simone Gatti con 3 rimbalzi, 0 per Giorgio Broglia, 0 per Rosignoli e solo un 3 punti per Davide Serino, che peraltro è andato a realizzare il suo unico canestro dall'arco. Altro rimbalzo di Righetti. A proposito dell'importanza sul parquet di un giocatore di questo
tipo di esperienza e di impatto non può andare fino in fondo l'Eurobasket, ci sono 12 secondi di discrepanza, anzi no, un qualcosa in meno, una decina tra i due cronometri, pick and roll tra Stanić e Righetti, Stanić attacca, riesce a trovare l'equilibrio per andare ad appoggiare a tabellone il punto numero 14 della sua partita, giocatore che si è visto a Montecatini in due circostanze diverse, 47-23, Fabi pronto ad attaccare, ad andare a mettere a segno un canestro comunque mentalmente e psicologicamente importante, di voglia, di energia per provare ad indirizzare la strada a tutta la sua squadra, paradossalmente dal giocatore meno utilizzato di questi playoff. Si va all'intervallo, l'Eurobasket è avanti 47-25 sulla poderosa Montegranaro, un primo tempo nel quale c'è forse poco da aggiungere rispetto a quanto espresso dal tabellone. Il pick and roll tra Stanić e Dip, i giochi a due tra Stanić e Dip sono stati una chiave tattica a cui la Dino Visioni Shoes non ha saputo rispondere. 12 punti con 5 assist per Stanić, 17 punti con 8 rimbalzi per Dip, quindi chiave tattica ben chiara, e come abbiamo detto ancora non si è visto Righetti, perché solo 3 punti con 1 su 6 dal campo. Dall'altra parte per la Dino Visioni Shoes 9 punti di Max Anna, che ha dato almeno qualche segnale in questo secondo periodo. Per il resto abbiamo visto tanta difficoltà, soprattutto a livello di pacchetto lunghi, come l'abbiamo sottolineato poco fa. Sotto canestro non ha funzionato il cambio difensivo, non ha funzionato la scelta di passare in terza da parte del playmaker della Dino Bigioni su Max Stanić, che comunque ha colpito anche col palleggio arresto e tiro, quindi una coperta che fino alla settimana è stata troppo corta, e sicuramente l'atteggiamento della poderosa ha contribuito a renderla corta. 17 punti, 8 rimbalzi per Dip, 14 con 5 assist e 3 recuperi per Nicolas Stanić da una parte, dall'altra abbiamo detto Max Sanna con 9 punti, un rimbalzo e un assist, mentalmente di sicuro il giocatore più presente sul parquet di una poderosa che è stata purtroppo abbastanza assente in questi primi due quarti. Sul 47-25 per il momento dal Palaterme è tutto, a risentirci per l'inizio del terzo quarto di questa prima finale promozione in A2 tra Eurobasket e poderosa Montegranaro. Thank you.
so, però mi ha detto che hanno fatto un racconto, dice quali vanno segnale, ha detto la bandiera. Thank you.
anche dalla panchina della Poderosa, dalla visuale del tavolo degli ufficiali di campo. Quindi spesso e volentieri la memoria rischia comunque di ingannarci. Secondo per Righetti, tutti e due in questo terzo quarto, in questi primi minuti di terzo quarto. Allora Manuel Diomede, il terzo di squadra anche per l'Eurobasket, con Rosignoli che cerca la posizione profonda di Serino, classica azione di finta verso il fondo e ritorno sul centro, tiro aperto per Trionfo che sbaglia, vola Staffieri al rimbalzo senza commettere fallo su Max Sanna. Stanic allora è già dall'altra parte, accoppiato con Diomede, si cerca la ricezione in post medio di Rizzitello. La seconda scelta invece è il blocco di Marcello Dip, difende in maniera molto aggressiva sia Diomede che Rosignoli. Rizzitello allora si trova con metri di spazio per mandare a bersaglio la seconda bomba della sua partita. Sono 8 per l'Ammiraglio ed è nuovamente più 25 per la Roma Gas & Power, che forse anzi in questo momento tocca il suo massimo vantaggio nella partita. E anche il tiro pesante che dicevamo in sede di presentazione dell'incontro non è magari una delle armi preferite dall'Eurobasket Roma, stasera sta entrando con una certa continuità perché siamo a 5 su 10 dall'arco con questa ultima tripla di Rizzitiello. Una piccola nota per la Dino Vigioni Shoes che intanto va a canestro con Diomede, dicevamo una piccola nota per la Dino Vigioni Shoes che, come spesso accade, dicevamo, Trionfo in difesa sull'uomo più pericoloso della squadra avversaria, e quindi in questo caso ovviamente Nicola Stanic. Intanto Rizzitiello va a subire il fallo sotto canestro, vedremo se saranno due tiri liberi o soltanto rimessa, due tiri liberi per il giocatore appunto arrivato a stagione in corso dall'Aquila Palermo. E come spesso accaduto nel corso di questa stagione, nel momento di apparente maggiore difficoltà la Roma Gas & Power esce con la forza dei suoi nervi, della sua difesa, e ritrova anche il nuovo massimo vantaggio, non solo il massimo vantaggio col tiro da tre ma anche i due tiri liberi sul tabellone a disposizione di Nelson Rizzitiello, che segna il primo e avvicina la doppia cifra, percentuale molto alta nel tiro da tre punti, ma conseguenza anche della grande qualità dei tiri costruiti dalla Roma Gas & Power. 2 su 2 per Rizzitiello, 10 nella sua partita, è il terzo in doppia cifra, il primo degli italiani dopo Dip e Stanic, quindi 55 a 30 per Nicolas Stanic e compagni. Posizione per in post medio per Serino, che va a cercare adesso un migliore angolo, ma Sanna attacca e va ad appoggiare con la mano Mancina. Vi posso garantire che si era osservata con grande attenzione la sua mano sinistra, non sembra però per il momento aver dato grossi dividendi la scelta difensiva. 13 per Sanna, adesso è Dip dall'altra parte, premia il tentativo di backdoor di Staffieri sul quale c'è Marco Rossi, allora Stanic con il palleggio incrociato, buona l'opposizione di Max Sanna, il tiro di Stanic viene deviato, allora Diomede dall'altra parte scambia con Rosignoli, attacca adesso, va in arresto e tiro, va sul secondo ferro, bel rimbalzo di Dip che raggiunge che avvicina la doppia doppia, 17 e 9, così come era stato ai limiti del dominante anche nella semifinale dello IG Cup. Adesso va a bloccare per Stanic, riceve in post medio, ha la mano per colpire, va corto però sul primo ferro, lì si può concedere sicuramente qualche errore anche a lui. Entriamo negli ultimi 5 minuti di terzo quarto, 55 a 32, salta Dip sulla finta di Sanna che però non viene premiato dal ferro, allora Rizzitiello con grande presenza va a conquistare un altro rimbalzo, a garantire un'azione offensiva a Stanic, che pensa adesso di ragionare un attimo su e di non accelerare i ritmi. La Dino Vigioni Shoes sicuramente ha cambiato ritmo a livello difensivo, perché comunque 8 punti subiti in metà quarto sono tutto sommato un fatturato decente, ma a livello offensivo la Dino Vigioni sta facendo una fatica tremenda, 32 punti in 25 minuti per una squadra che ne realizza 80 di media in stagione, quello è il vero problema appunto della squadra di Montegranaro, che sta tirando col 36% complessivo dal campo, 44% da 2 che non è nemmeno drammatico, ma il 12% da 3, 1 su 8, e quindi si capisce bene perché la Dino Vigioni non riesca nemmeno a riavvicinarsi in maniera nemmeno vaga all'Eurobasket Roma, che sta controllando senza particolare fatica. È rientrato Birindelli al posto di Dip, va a prendere in consegna Rosignoli che si apre per ricevere dopo aver bloccato per Marco Rossi, ribalta per Ditrani che prende il suo blocco, Staffieri e Birindelli a cercare di negargli il palleggio, con grande lucidità però Ditrani ha pazienza nel andare a servire Davide Rosignoli, nel frattempo è tornato con due lunghi veri il quintetto per coach Furio Steffè. Terzo fallo per Righetti, due tiri liberi per Davide Rosignoli, 0 su 1 in 12 minuti,
bissa anche lui la prestazione abbastanza deludente, non consona ai suoi standard che aveva fatto registrare nel precedente stagionale. Si sblocca in questo momento al referto, ma di sicuro abituato a ben altri standard, un giocatore che è campione in carica tra l'altro della Serie B per averla vinta lo scorso anno con la maglia dell'NPC Rieti. Ed evidentemente qualche merito ce l'aveva anche Stanic nell'accenderlo l'anno scorso con la maglia della NPC Rieti. Davide Rosignoli che è fermo questa sera ad un punto, un rimbalzo e un assist in 13 minuti sul parquet, davvero troppo poco per le speranze della Poderosa, che è ancora ferma a soli 33 punti segnati in 26 minuti. Un problema serio per le speranze della squadra giallonera, mentre Righetti va a colpire dall'angolo. E lo dicevamo, l'Eurobasket sta facendo tutto questo con un Righetti ampiamente sottotono o comunque in vesti diverse da quelle classiche del realizzatore. È il quinto punto della sua partita, canestro tutto di polpastrelli per Righetti, che difesa di Stanic su Marco Rossi. Il vantaggio quindi resta molto vicino al massimo raggiunto il corso della partita. Cambio, entra Casale per Staffieri, 57-33. A 3 minuti e 43 dalla fine del secondo quarto. Potrebbe essere ancora prematuro, ma al di fuori delle parti che andiamo a rivestire si comincerà a ragionare anche col cronometro fra poco, perché è importante entrare nell'economia della due giorni, della formula che mette sicuramente adesso. Intanto quarto fallo di Birindelli su Davide Rosignoli, che avrà altri due tiri liberi per completare il ragionamento nell'economia di una due giorni che vede anche la terza finale domani, e nella quale, se dovesse essere la Poderosa a giocarlo, potrebbero incidere anche le due ore e mezza di riposo in più di cui andrà a beneficiare a discapito della perdente di Forlì Udine. Io sinceramente non credo molto a questa teoria della differenza di fatica nelle due ore e mezza. Dico, ovviamente i 40 minuti li giocano sia le due squadre che giocano alle 18 che poi quelle delle 20 e 30, quindi domani comunque in ogni caso si andranno ad affrontare due squadre che vengono da un notevole sforzo come quello odierno, perché entrambe le squadre ovviamente si stanno dando battaglia, dando tutto quello che hanno per cercare di portarla a casa. Certo, come giustamente dicevi tu, se il vantaggio magari all'inizio del quarto periodo dovesse mantenere queste proporzioni, magari coach Steffè inizierà anche a ragionare da quel punto di vista, e quindi per non affaticare troppo i suoi ragazzi. Intanto Giulio Casale va a colpire in penetrazione, 59-35, e con 13 minuti da giocare diventa veramente veramente difficile ora per la Poderosa. Frana a terra Righetti, bel movimento di Davide Serino, che con l'incrocio va a segnare il primo canestro da due della sua partita. Diventano 6 i suoi punti. Resta in campo, nonostante i 4 falli, Duilio Birindelli, quintetto senza Marcello Dip per Davide Bonora. Del resto, se vogliamo affidarci alla cabala ai numeri, lo scorso anno le due partite furono molto diverse per andamento. Le prime due finali di Forlì, Agropoli perse di un punto contro Rieti, fu molto più netta la sconfitta di Siena, 66-42 contro la Fortitudo. Il giorno dopo, la squadra che avrebbe dovuto teoricamente subire di più i contraccolpi della sconfitta, anche perché si giocava una partita che un decennio prima valeva la semifinale di Eurolega, riuscì invece a ritrovare energie e soprattutto anche Seba Vigo, che aveva lasciato il campo a metà del primo quarto e che vedremo invece nella partita delle 8, delle 20 e 30, per conquistare la terza promozione e riportare in Serie 2 anche un'altra piazza molto importante come Siena. 59-37, 3 minuti alla fine del terzo quarto. Casale per Righetti, che torna dal suo capitano. Un fischio rischia di confondere i giocatori in campo, ne nasce un brutto passaggio impreciso di Birindelli per Rizzichello nel cercare un alto basso sicuramente nelle corde dei due giocatori. Rientra Romeo Trionfo al posto di Manuel Diomede. C'è qualche fischio che viene dalle tribune che rischia seriamente di condizionare i giocatori sul parquet. In effetti anche questo sembrava perfettamente ingannevole e compatibile, nel senso che poteva essere stata una segnalazione arbitrale, visto che si giocava molto vicino a canestro. Infatti ecco il richiamo da parte dello speaker, appunto, che invita i tifosi a non usare i fischietti. Un altro dato che stavo notando in questo momento: nei due quarti centrali Eurobasket e Montegranaro praticamente si sono quasi equivalse, visto che il parziale tra secondo e terzo quarto direbbe 30-25 per la squadra romana, e quindi pesa tantissimo quel devastante impatto sul match avuto dalla squadra romana, o se lo vogliamo guardare all'inverso
quel drammatico inizio di partita della Dino Vision Issues, che ora va a sbagliare in terzo tempo con Ditrani, mentre Birindelli stoppato in maniera eclatante direi da Davide Serino, ed è già la seconda in questo quarto dopo quella di inizio periodo su Alex Righetti. Adesso rischia di perdere palla, va addirittura a commettere fallo in attacco. Sono i pro e i contro di un giocatore di grandissimo cuore come Davide Serino, che però non sempre riesce a canalizzare nel miglior modo tutta l'energia sprigionata sul parquet nella ultradecennale carriera di Serie B alle sue spalle. La carriera di Serie B che non è stata mai però impreziosita da una promozione ottenuta sul campo, ci è andato vicinissimo già l'anno scorso con la maglia di Agropoli, salvo poi perdere tutti e due gli spareggi di Forlì. È andato adesso però a stoppare Duilio Birindelli, a mettere, come giustamente dicevi tu Marco, la seconda stoppata sul suo score personale, ma a vanificare tutto con il fallo in attacco. Nulla di fatto, quindi 59-37, ed è praticamente adesso la finta di Righetti che attacca Serino, va ad appoggiare, sbaglia, c'è un altro fischio però, sì, che viene dalle tribune, francamente rischia di contrastare anche quel clima di puro agonismo, ma correttezza e anche bellezza in termini di importanza di questa partita giocata, dove di sicuro nessuno si sta tirando indietro. Cambio, torna Gatti per Serino. Ci saranno due tiri liberi nel frattempo per Marco Rossi. Un po' di fiato per Davide Serino, che comunque è stato uno dei meno peggio, se vogliamo, del Latino Vision Issues. Quantomeno è andato sul parquet, ha messo tutto quello che ha, come hai già detto tu, giocatore che mette sempre voglia e grande cuore in mezzo al parquet, e comunque quindi ha dato il suo contributo soprattutto a livello difensivo, dove la Poderosa ha fatto il suo in questo quarto, 12 punti subiti in circa 8 minuti, quindi tutto sommato accettabile da quel punto di vista il rendimento della squadra giallonera, che però continua a litigare col canestro. Tra l'altro è di perfetta parità, 12 pari il parziale del terzo quarto. Sì, e infatti anche 18-13 nel secondo, quindi con l'Eurobasket che era riuscito a scavare soltanto 5 punti di solco, insomma, in questi due quarti centrali, ma pesa quel più 17 invece costruito da Roma nella prima parte del match. Ora in attacco proprio l'Eurobasket, che è sempre avanti di 21, 59-38, e ora Stanic ad attaccare la difesa del Trionfo. Bella palla dentro per il Zitiello, quindi l'angolo per Birindelli, che un po' sfortunato gli scivola la palla dalle mani. Una piccola curiosità su Davide Serino, che probabilmente quest'anno avremmo anche potuto vedere in Serie 2 con Agropoli, ma dato che lui ha iniziato a giocare a basket molto tardi, ha iniziato a giocare praticamente a 18 anni, non ha per il regolamento FIP la formazione italiana, e quindi praticamente sarebbe stato tesserato come straniero in Serie 2, e ovviamente Agropoli non se l'è sentita di spendere uno slot di uno straniero per Davide Serino, giocatore sicuramente utile anche a livello superiore, anche in Serie 2, ha preferito puntare su due giocatori che invece hanno fatto la differenza, come Terence Roderick e Mark Trasolini. E nello slot di passaportato anche con Jonathan Tavernari, che è andato ad occupare il posto che era stato di Duilio Birindelli l'anno scorso. Stanic contro la difesa di Trani, non cede un centimetro l'ex giocatore di Cento. Nel frattempo si sono susseguiti una serie di errori da una parte e dall'altra. Palla, si prova a chiudere il triangolo tutto sudamericano tra Stanic, Birindelli e Dip, isolati in questo quarto di campo. Serino, che invece avremmo anche potuto vedere più spesso con la maglia dell'Eurobasket nel corso di questa stagione. Quanti belli intrecci, quante belle storie in questa Final Four, perché era stato, senza nemmeno nasconderlo troppo, un obiettivo della campagna di rafforzamento a stagione in corso della società del presidente Buonamici, che aveva ottenuto sempre detti dinieghi da parte di Napoli fino a prima dell'esclusione della società partenopea dal campionato, e che però è arrivata nel momento in cui l'Eurobasket aveva già esaurito i suoi 3 tesseramenti. Ci continuano ad esserci dei fischi che alterano sicuramente la concentrazione dei giocatori sul parquet. Sbaglia comunque a prescindere Birindelli. Entriamo nell'ultimo minuto, Gatti per Rosignoli contro Marcelo Dip. Va a commettere fallo il pivot sudamericano con il numero 4, è il terzo anche per lui, e ci saranno altri due tiri liberi per Davide Rosignoli. Faticosamente potrebbe la Poderosa avvicinarsi e scendere sotto la soglia del meno 20 di svantaggio in questa partita. Magari a livello psicologico può aiutare questa cosa nei tentativi di una Dino Vision Issues, come ho ribadito più volte nel corso di questo quarto,
ci ha messo qualcosa di più a livello difensivo, ma in attacco, ecco, anche i tiri liberi ora ci si mettono. Marco Rossi, il tiratore da 90% di stagione, che prima aveva fatto l'1-2 dalla lunetta, ora Rosignoli, che invece sicuramente non è tiratore continuo, diciamo, alla lunetta, perché è giocatore che se in serata può andare sicuramente bene, non in altre. Chi sicuramente non si ferma davanti a nulla è Nicola Stanic, che stasera sale a quota 16 punti. È il primo canestro della coppia Stanic-Dip, quella che aveva praticamente dominato il primo tempo. 16 per Nicolas Stanic, come detto, nel corso della sua carriera, per due esperienze diverse con la maglia di Montecatini in Serie B. C'era passato nell'ultimo anno da giocatore anche Davide Bonora, doblete come c'era scritto sulle, anzi no, double come c'era scritto sulle maglie celebrative, campionato e Coppa Italia conquistate proprio qui nella località termale. Primo libero a segno intanto per Simone Di Trani, 61-40 per l'Eurobasket. Sbaglia il secondo anche Di Trani, 13-22 dalla lunetta per la Dino Bigioni. A memoria quasi mai riuscita ad andare con un 2-2 completo in questo terzo quarto. Non può andare fino in fondo la Roma Gas & Power, 7 secondi di discrepanza tra i due cronometri. Stanic attacca trionfo, serie di palleggi in mezzo alle gambe, tunnel ai danni di Rosignoli, esagera Stanic che però poi perde palla. Allora Di Trani prova ad innescare subito la transizione, posizione profonda per Rosignoli, fuori per Gatti. Di Trani con la penetrazione mancina, arriva l'aiuto di Birindelli. Di Trani deve rifugiarsi in un passaggio che arriva nelle mani di Manuel Diomede, oltre però la sirena, oltre la sirena del terzo quarto e non dei 24 come segnalato dallo speaker, che si corregge prontamente. Finisce il terzo quarto, Roma Gas & Power 61, Poderosa Montegranaro 40. 10 minuti separano a questo punto l'Eurobasket da una storica promozione in Serie A2. Per entrambe le squadre, ricordiamo, sarebbe la prima volta. Abbiamo detto che ovviamente sono due città importanti a livello di pallacanestro, di Roma non dobbiamo nemmeno dire, ma anche Montegranaro ha comunque alle spalle una tradizione fatta di 8 campionati in Serie A da parte della Sudor Montegranaro. Ora la Poderosa sta cercando di riportare appunto in alto la piccola cittadina nella provincia di Fermo, nelle Marche. Vedremo se a questo punto se riuscirà a richiudere questo gap, che però ha assunto proporzioni difficili, insomma, da richiudere. 21 punti in 10 minuti, davvero complicata ora si fa la faccenda per la Dino Bigioni, che comunque ha chiuso, se vogliamo cercare l'elemento positivo nella prestazione giallonera, vincendo il parziale di quarto 15-14, con quindi appunto una difesa che sicuramente ha funzionato molto meglio, ma i tiri liberi continuano ad essere uno specchio della tensione che ha un po' attanagliato la Poderosa in questa partita. 13-22, 59%, tanti errori anche da giocatori dei quali non sono usuali. Marco Rossi, dicevamo, giocatore che al termine della stagione regolare aveva sbagliato appena 6 tiri liberi in tutto l'anno, quindi, e adesso ne ha sbagliato uno, e quindi per farci capire, insomma, 61-40, fra 20 secondi si riprende a giocare, e allora la Poderosa dovrà dare il tutto per tutto in questi primi minuti, altrimenti verosimilmente, come dicevamo prima, magari coach Steffè penserà già alla partita di domani. Te ne dico un'altra: nel corso di gara 2 della finale contro Cassino abbiamo visto fare 0-2 dalla lunetta ad Alex Righetti nell'ultimo quarto. Pare abbia dichiarato nel post partita che non succedeva più o meno da 20 anni, sembra che quando una giornata è storta e negativa c'è davvero poco da fare, anche nelle voci apparentemente più facili e scontate. Rossi, Diomede, Di Trani, Rosignoli e Gatti per la Poderosa, Casale, Rizzichiello, Petrucci, Dip e Righetti per l'Eurobasket. Il primo possesso offensivo è per i gialloneri. Rosignoli ribalta per Di Trani, va a bloccare per l'ex giocatore di 100, Dip in mezzo aiuto, Di Trani alza la parabola, bel canestro di puro talento di un giocatore che ci ha deliziato spesso con queste conclusioni. A segno quindi Simone Di Trani, è il primo canestro su azione della sua complicata partita da 5 punti totali. Righetti in posto medio contro Gatti, smarca Petrucci che ribalta per Casale, palla in angolo per Rizzitiello, pestata la linea laterale, la linea dei tre punti ovviamente, il tiro va sul ferro ma era stato costruito anche in questa circostanza molto bene. Diomede dall'altra parte con la bomba del meno 16, 5-0 di parziale per la Poderosa a inizio quarto quarto, meno 16 quindi 61-45, deve dare il tutto per tutto. Nel frattempo l'arrivo dei tifosi di Forlì viene sancito da questo coro che alza sensibilmente il volume dei decibel qui al Palaterme,
Nel frattempo altra palla recuperata per Montegranaro. Vitrani prova ad alzarla per Marco Rossi, che resiste al recupero di Casale, va lungo sul secondo ferro, si lotta al rimbalzo e il fallo è di Niccolò Petrucci. Prosegue quindi l'inerzia favorevole, il buon momento da parte della Poderosa. 5-0 subito per iniziare, per tenersi aggrappati a questa partita, ma ora serve dargli continuità, ha bisogno almeno di un altro paio di canestri consecutivi la Dino Visioni se vuole davvero provare a mettere paura a un Eurobasket che anche per solidità mentale fino ad ora non ha mostrato alcuna crepa. Vediamo la rimessa della Dino Visioni, classica con il blocco centrale di Rosignoli per Rossi, aspetta l'uscita di Litrani, penetrazione Simone Litrani, palla persa ed ecco quello che non doveva fare la Poderosa. Bel recupero propiziato da Niccolò Petrucci, esce bene da questa situazione allora la Roma Gas & Power. Righetti va a ricevere i due blocchi di Tipper Rizzitello lontano dalla palla, il possesso è per lui in questo momento contro Gatti, torna da Giulio Casale che prova ad attaccare e servire Deep che si rifugia nel tocco di Marco Rossi. 7 secondi ancora per l'azione, non è l'arrivo della fossa al quale abbiamo assistito l'anno scorso, ma di suggestivo c'è comunque anche il calore della tifoseria di Forlì che sarà sprigionato fra meno di un'ora. Sicuramente si sono alzati i decibel all'ingresso della curva biancorossa, ti ha colpito subito uno striscione Beni V di Vico, quindi l'avevi nominato poco fa, Sebastian Carlos Vico, uno sicuramente dei giocatori più importanti a disposizione del roster della Unieuro, ma di quello parleremo, anzi si parlerà più tardi. Noi intanto rimaniamo concentrati su questo ultimo quarto della partita tra Dino Visioni Shoes Montegranaro ed Eurobasket Roma, con la Dino Visioni ora in attacco ma sotto di 16, 61-45. Gatti in post basso, riapre per Ditrani contro Petrucci, palleggio, arresto, tiro di Simone Ditrani, si ferma sul ferro, rimbalzo di Giulio Casali. Buona la difesa di Petrucci su Ditrani, l'Eurobasket resiste a più 16 nonostante non abbia ancora segnato in questo inizio di quarto quarto. Petrucci scambia e ritorna dal suo capitano, il blocco di Deep, il solito aiuto di Rosignoli. Petrucci allora con una grande palla per Rizzitello che non ha equilibrio per andare al tiro, riesce a spizzarla per Marcello Deep che si appoggia al tabellone, sblocca anche in questo quarto quarto l'attacco della Roma Gas & Power, 19 nella sua partita, giocatore che mai aveva toccato quota 20 in questa stagione. Dall'altra parte Rossi sbaglia, Deep quanto basta per indirizzare la palla nelle mani di Petrucci. Casale prova a correre allora, mezza transizione, Righetti però saggiamente e con la fatica di una stagione alle spalle, l'ennesima, prova a ragionare nelle mani del suo capitano. 13 secondi per andare al tiro, si alza il score anche Eurobasket dei giovani tifosi con le rispettive famiglie da Roma. Petrucci con i piedi a posto, lungo sul secondo ferro, rimbalzo di Gatti, 6-3-4-5, meno di 7 minuti alla fine di questa prima finale qui a Montecatini. Abbassa il ritmo anche la Poderosa, Vitrani riceve il blocco due volte di Rosignoli, controlla ma non ha equilibrio per andare al tiro. Allora già dall'altra parte Rizzitello, imbeccato da Petrucci, è il canestro del nuovo più 20. L'atteggiamento è quanto di più differente ci possa essere in questo momento tra le due squadre, nonostante il grande sforzo, il generoso sforzo profuso dalla Poderosa in tutto il secondo tempo di questa partita. Quei due canestri ad aprire il quarto periodo sembravano aver dato un po' di slancio alla Dino Visioni, soprattutto come dicevamo dove ne aveva più bisogno, ovvero a livello offensivo, visto che 45 punti in 34 minuti sono una miseria per una squadra che ne realizza più di 80 partite durante tutta una stagione. Però adesso l'Eurobasket ha ripreso ancora una volta il controllo delle operazioni e questo canestro di Righetti potrebbe essere l'ultimo chiodo sulla vara della Dino Visioni, ma soprattutto il canestro che dà la spinta verso quella che sarebbe la prima promozione in A2 per l'Eurobasket Roma. Da manuale l'esecuzione offensiva dell'Eurobasket per la grande lucidità con cui si è arrivata a liberare Righetti, che ha polpastrelli abituati anche a ben altri palcoscenici. Salta adesso sulla finta di Gatti che va sul secondo ferro, rimbalzo di Rizzitello, pallone per Gatti fermato dal fallo di Rosignoli. 5-29, 3 cambi per la Poderosa, entrano Serino, Fabi e Sanna, ma soprattutto c'è time out sul campo. Passata la momentanea tempesta del quarto quarto, ha ripreso coraggio la squadra di Davide Bonora, che adesso vede abbastanza più vicino un traguardo che fino a 6 anni fa aveva dell'impensabile. Sarebbe una delle storie più belle da raccontare, partita dai campi di periferia, da un piccolo quartiere della capitale, e adesso a dare la scalata veramente al basket che conta. Due storie molto simili, quella dell'Eurobasket e della Poderosa Montegranaro, visto che la Poderosa nasce
come squadra di amici, che, di tifosi anche della Sutor Montegranaro. Poi nel 2007 la svolta con appunto la prima promozione in Serie D e la decisione appunto di iniziare ad investire forte su questa realtà, che poi negli anni è andata di fatto a rimpiazzare la Sutor, a strutturarsi anche a livello giovanile, e quindi a, ad arrivare appunto a giocarsi per la prima volta nella sua storia una promozione in Serie A2. Ritorniamo invece sulla partita, il triplo cambio che ora ha chiamato coach Steffè, sta proprio come dicevamo prima di resa, visto che torna sul parquet Max Anna, che forse tenuto per qualche minuto di troppo in panchina era stato di sicuro il più incisivo a livello offensivo per la squadra giallonera. Torna sul parquet anche Serino, anche lui molto incisivo, non in attacco ma quantomeno sotto canestro nella lotta appunto dentro il pitturato, e poi qualche minuto anche per Matteo Fabi, e quella, questo è veramente il, probabilmente il termometro della resa di coach Steffè. Rimbalzo di Serino nonostante l'opposizione di Stanic sul tiro da tre mandato sul ferro da Niccolò Petrucci, dall'altra parte è uscito Dip, ma l'Aerobasket recupera un'altra palla perché è entrato uno dei migliori difensori possibili, che è Birindelli, a tutto campo Casale stoppato da Gatti prima che la palla toccasse il ferro, quando sembrava arrivare già un altro canestro per la squadra adesso in vantaggio. Gatti con grande presenza, adesso Diomede dall'altra parte, azione che vale 5 punti dal potenziale meno 24 alla bomba di Diomede del meno 19. Diomede che si conferma un altro giocatore di sicuro più in palla, e adesso a disposizione di Steffè in tutti i playoff e anche in questa circostanza. Gatti accoppiato in emergenza con Casale, step back del capitano con la bomba, si rifà con gli interessi della stoppata subita da Simone Gatti, bomba del capitano, un altro che ha vissuto quasi tutte le tappe di questa scalata, scalata di due società che hanno vissuto anche un po' all'ombra delle maggiori realtà cittadine, pur in contesti molto diversi, e che invece con merito e con la grande passione di chi c'è stato dietro hanno un passo alla volta dato la scalata alle tappe più importanti. È il quarto campionato di Serie B per la Poderosa, la quarta partecipazione consecutiva ai playoff, la prima finale vinta e la prima partecipazione anche alle Final Four, che sono, ricordiamo, al terzo atto della loro storia, dopo quelle di Cervia di due anni fa che premiarono Legnano, Tortona e Scafati, e l'edizione di cui abbiamo ampiamente parlato lo scorso anno a Forlì. 70-48, 4 minuti da giocare, 22 punti sembrano veramente troppi ormai per una Poderosa che sembra aver mollato di schianto dopo appunto quei 5 punti iniziali, 5 punti in un minuto, e da lì in avanti 5 minuti senza segnare per la Dino Bigioni Shoes. 48 punti, dicevamo, una miseria, domani servirà ben altra Dino Bigioni, una più simile a quella del resto della stagione. Uno sguardo rapido ai tabellini, l'Eurobasket, dicevamo, si era appoggiata molto su Dip e Stanic nel primo tempo, sono praticamente spariti nel secondo. Dip fermo a 19 punti ma 13 rimbalzi, 16 invece per Nicolas Stanic, dall'altra parte per la Dino Bigioni Shoes in doppia cifra Sanna con 13 e Diomede con 11. Ora in attacco l'Eurobasket con Petrucci, tiro dall'angolo sbagliato, poi a rimbalzo la porta giù Serino, scusate, Max Sanna, c'è il fischio a centrocampo, dovrebbe essere di Righetti il fallo numero 9, sì, quarto fallo per l'ala argento olimpico anche con la maglia azzurra, giocatore dalla grandissima esperienza, dal grandissimo talento, che però non è soltanto un tiratore come è stato conosciuto, diciamo, per un po' tutta la carriera. Oggi è stato bravissimo a mettersi a servizio della squadra in una giornata non certo positiva a livello offensivo, 3 su 11 dal campo per Alex Righetti, ma anche 5 rimbalzi e 2 assist, e quindi questo dà il metro dell'intelligenza e della dimensione appunto di campione assoluto di Alex Righetti. E della grande umiltà con la quale si è calato in questi due anni in un contesto assolutamente inedito e nel quale molti sono scivolati, come poteva essere la Serie B, prova ad aggiungere un'altra vittoria alla sua più che illustre carriera. Nel frattempo altro attacco senza punti a referto per la Poderosa, dall'altra parte Righetti col tiro da tre che finisce lungo, lotta Birindelli al rimbalzo, finisce nelle grinfie di Gatti, allora trionfo che nel frattempo ha fatto rientro sul parquet, Birindelli con strepitosa presenza mentale a toccare questa palla che Petrucci indirizza nelle mani di Giulio Casale. 5 punti semi consecutivi per il capitano, che sale a quota 7, 72-48. Entriamo negli ultimi 3 minuti di partita, pronto Rizzitiello, e sfido a dire chi non uscirà, che non sarà Righetti ad uscire dal campo. Stanic ancora per Casale in contropiede, più 26, tutti in piedi i tifosi di Fede Romana, time out chiamato da coach Steffè. È probabile che si voglia lavorare adesso sì sulla mente
in vista della partita di domani, perché c'è una seconda chance che è tutt'altro che una soluzione di riserva per delle squadre che sono consapevoli da tutto l'anno della particolarità, ma comunque della consistenza della formula verso la Serie A2. Perché è vero che tutte le squadre si sentono vincitrici un po' dei rispettivi campionati, visto che le quattro squadre che arrivano qui alle Final Four sono le vincitrici appunto dei rispettivi gironi in altri anni, in altri campionati. Tanto sarebbe bastato per la promozione al piano di sopra. Da due anni a questa parte non è così, anche se occorre sottolineare come sia nel 2014 che nel 2015 anche la quarta squadra, quella che non riesce sul campo a cogliere la promozione in A2 e poi riesce, invece viene ripescata, perché è stata ripescata Latina nel 2014 e lo stesso poi è addirittura successo anche Piacenza nel 2014, Piacenza, che aveva perso la finale del Gironea contro Tortona. Ci fu un doppio ripescaggio addirittura, e mentre lo scorso anno fu Agropoli a subire la stessa sorte. Ricordavamo prima la sconfitta nella prima finale contro Rieti, con Marulli che bagga il tiro per pareggiarla, se non ricordo male, o forse per vincerla, per il sorpasso. Sirena. Intanto la tripla di Matteo Fabi, ma ormai 74-51 con 2 minuti e 25 da giocare, mi sembra francamente andata, Donatello. 2 minuti e 20, un po' una situazione da mors tua vita mea quella alla quale viene sottoposta la squadra che perde, che non vince alcuno dei tre spareggi di questa due giorni. Nel frattempo è rimasto in campo Righetti, smentendo completamente ogni mia previsione. Casale con uno step back che non trava neanche il ferro. Righetti tocca per Petrucci, che va a segno. Mancava solo lui, la bomba di Niccolò Petrucci. 7-7-5-1. Vuole un time out Bonora, probabile che lo farà solo per ringraziare la sua squadra. Vediamo se si rivolgerà c'è un po' di confusione vicino alla panchina. Segna ancora Matteo Fabi, cambio, esce Alex Righetti abbracciato da Nelson Rizzitiello. Non si sa se c'è il time out oppure no. Chiede scusa Davide Bonora verso la panchina di Furio Steffè. È probabile che volesse chiamare questo time out solo per consentire il cambio. È la meritata standing ovation per Alex Righetti. Infatti la squadra torna subito sul parquet. È evidente a questo punto che l'obiettivo fosse solo quello di consentire la sostituzione. Per assecondare il regolamento le due squadre rimangono però nei pressi delle rispettive panchine. 7-7-5-4, 1 minuto e 55. Bravo Matteo Fabi, il grande abbraccio comunque subito ad avere un impatto che in una situazione del genere, sotto di 20 con la squadra avversaria che sta imperversando sul parquet, comunque Matteo Fabi è riuscito a darlo con due triple che magari potranno significare una scossa a livello mentale, soprattutto nell'ottica della partita di domani, che vedrà comunque Montegranaro avversaria della perdente, quindi della seconda finale, quella che vedrà opporsi fra un'oretta circa Forlì e Udine. Una partita che sarà ancora molto molto difficile, visto che Forlì ed Udine sono entrambe squadre costruite con il dichiarato obiettivo di salire al piano di sopra e che ovviamente non hanno badato a spese per farlo. Intanto in attacco l'Eurobasket, quando siamo entrati negli ultimi due minuti, Rizzitiello a sparare da tre, Sanna a volare a rimbalzo e a spingere la transizione della Dino Visioni, ma ormai sembra veramente finita la partita per entrambe le squadre. L'Eurobasket vicinissimo, quindi a festeggiare meritatamente, aggiungo io, questa promozione in Serie A2, che vedrà l'anno prossimo quindi un derby romano con la Virtus. Sarebbe la quinta promozione negli ultimi 8 anni, sempre sul campo. Altro doppio cambio, applausi anche per Nicolas Stanic, un altro dei protagonisti di questa cavalcata trionfale. Rientra Valerio Staffieri, dovrebbe essere già uscito anche Duilio Birindelli. Minuti anche per Mirko Gloria, che riesce ad aggiungere comunque una promozione al suo palmarès, pur avendo vissuto solo le ultime 3 settimane di questa avventura comunque molto intensa. Non si gioca praticamente più, scorrono solo gli abbracci, come potete guardare sullo sfondo, sulla parte destra. È la prima promozione anche per Davide Bonora, in finale già al debutto su una panchina l'anno scorso. È riuscito a fare ancora meglio quest'anno, dimostrando che insomma chi è playmaker in campo forse parte anche un attimo avvantaggiato in una serie di visioni di gestione del gruppo in quello che potrebbe essere il futuro poi lontano dal parquet. Ultimi 80 secondi, 7-7-5-4, blocco di Gloria su Giulio Casale. Staffieri è pronto nell'angolo, dall'altra parte c'è Petrucci.
Staffieri cerca proprio Mirko Gloria, abbinato a Davide Serino, 5 secondi per andare al tiro. Staffieri vorrebbe un blocco del suo compagno, col quale scambia e va ad appoggiare solo, bell'assist di Mirko Gloria. Altro canestro anche per Valerio Staffieri, quinto punto per lui, 79-54. È iniziato l'ultimo minuto di questa prima finale. Fabi in uno contro uno, fuori per Serino col tiro da tre che finisce corto. Si avventa Niccolò Petrucci a rimbalzo, supera il centrocampo. E adesso sono veramente titoli di coda sulla prima finale di Serie B. La vince l'Eurobasket. Vedete il pubblico in piedi, pubblico fatto da famiglie, da componenti del settore giovanile. Casale per Petrucci, che ancora voglia di attaccare la linea di fondo, scaricare fuori per Staffieri, che va in arresto e tiro lungo sul secondo ferro, rimbalzo di Davide Serino. 20 secondi al termine. Lascia a te, Marco, la chiusura di questa telecronaca. C'è un fallo adesso commesso da Valerio Staffieri su Matteo Fabbi. Sono già tutti in piedi per un obiettivo inseguito tutto l'anno. Era inizio il percorso dell'Eurobasket, sicuramente l'attacco alla Serie A2 era iniziato nella seconda parte della scorsa stagione, che comunque l'Eurobasket riuscì a rivoltare come un calzino, partendo dal quinto posto nella stagione regolare, chiuse andando a dare molto fastidio a Rieti nella finale playoff. E poi dopo quest'anno invece il tentativo di salto in avanti, appunto con un campionato, quello nel girone C della Serie B, condotto dall'inizio alla fine senza mai praticamente sudare, poi perdendo anche per strada l'avversaria più accreditata, ovvero l'Azzurro Napoli, che poi è saltata nel mese di marzo, e finisce qua ora ufficialmente. L'Eurobasket Roma sale in Serie A2, 79-54 il finale, e quindi l'Eurobasket che, come diceva poco fa Donatello, appunto raggiunge la sua quinta finale in sette anni, la sua quinta promozione in sette anni. Fra poco ci saranno anche le interviste dei protagonisti che avremo qui con la nostra postazione. Intanto andiamo a dare uno sguardo ai tabellini. Per l'Eurobasket, come dicevamo, Marcelo Dip, miglior realizzatore, 19 punti e 13 rimbalzi, 7 su 12 dal campo, 6 su 11 da 2 e anche una tripla, un 1 su 1 da 3 con quella tripla a fil di sirena sulla conclusione del primo periodo. 16 punti per Nicola Stanic, che aggiunge appunto ai 16 punti anche 6 assist, 8 su 12 dal campo, praticamente perfetto l'asse play pivot della squadra romana. Doppia cifra anche Nelson Rizzitiello, 12 punti e 4 rimbalzi, 9 per il capitano Casale, che esce dalla panchina con un 4 su 6 dal campo. Per la Dino Bigioni Shows Montegranaro, una partita tutta da dimenticare, tutta in rincorsa sin dai primi minuti, con una difesa assolutamente insufficiente e un attacco penalizzato dalle percentuali drammatiche per la squadra giallonera, 33% da 2, 35% da 3. 13 punti per Max Anna per la squadra giallonera, che poi si è fermato poi nel corso del match, 4 rimbalzi anche in doppia cifra, 11 punti per Manuel Diomede. E ora però lasciamo la linea ai protagonisti di questa meravigliosa cavalcata dell'Eurobasket. C'è qui con Donatello Vigiano, appunto, Nicola Stanic, il playmaker dell'Eurobasket Roma. Problemi tecnici un attimo con il microfono di Donatello, e poi saremo di nuovo qua per l'intervista con Nicola Stanic. L'anno scorso ha già vinto il campionato. Vai. Due anni di seguito, due promozioni, avevi battuto l'Eurobasket, adesso le regali questo sogno. Voglio ringraziare chi ha avuto fiducia in me questa estate, perché dopo aver vinto un campionato è stato facile andare via a Rieti, e ringraziare la mia famiglia che in Argentina non mi può accompagnare ora e che ti ha seguito in diretta anche stasera attraverso lo streaming. Voglio salutare mia moglie, mia figlia, che mi mancano tantissimo, e niente, io ho tanti difetti come giocatore e come persona, ma se una cosa che sono fiero è la perseveranza, il lavoro, la costanza e la volontà di lavorare e cercare di migliorare. Per me questo è tantissimo, perché non ho mai rinunciato, anche quando tante volte mi hanno sbattuto la porta in faccia, non ho mai rinunciato, è sempre caduto. Per me questo, vincere due anni in seguito, è tantissimo e nessuno me lo potrà mai togliere. Grazie, ti lasciamo alla festa. Ed arriva anche Davide Bonora, il coach, il condottiero della cavalcata dell'Eurobasket Roma, allora al microfono di Donatello Vigiano.
secondo anno da capo allenatore, la prima finale è stata persa, era difficile ripetersi, ancora più complicato migliorarsi. A te il resto delle parole. Non lo so, mi vengono una serie di banalità assurde, però voglio gioire con questi ragazzi stasera, perché sono stati fantastici dal primo giorno, mi hanno trascinato spesso loro a migliorarmi e a migliorarci e a raggiungere questo bel risultato. Una dedica in particolare? Guarda, in questo momento non ci vengono solo i miei figli, però veramente dal primo all'ultimo sarebbero da ringraziare tutti noi del mondo aerobasket, perché comunque è stata una stagione faticosa, dura e coronata con un grande risultato. A te la festa, a te Marco. Quindi può scattare la festa dell'Eurobasket Roma, che va a festeggiare la prima promozione in Serie A2 della sua storia. Con LNP TV l'appuntamento è fra poco alle 20:30 con la seconda finale, quella tra APGSA Udine e Unieuro Forlì. Ci vediamo quindi più tardi alle 20:30.
3, 4? Vabbè, cambia la per sicurezza, dai, e quella la metto in carica. Cambiala per sicurezza e la metto in carica.